Oggi il Comitato Cambiamola ha incontrato la quarta commissione dei consiglieri provinciali, la commissione degli affari istituzionali e della partecipazione, una richiesta di incontro che noi avevamo già inoltrato il 15 di marzo. Ci hanno ascoltato, abbiamo portato le nostre istanze, che sono poi le istanze che abbiamo maturato assieme ai cittadini, ai quasi 10.000 cittadini che hanno firmato, e abbiamo presentato quelle che sono le obiezioni a questo progetto denominato, appunto, o meglio chiamato così come oggi viene chiamato, Autostrada Bergamo e Treviglio. L'incontro sembra essere stato proficuo, c'è stata riconosciuta un'obiettività nella presentazione che ha fatto nascere dell'interesse nei consiglieri. La proposta che loro stessi hanno avanzato è quella di aprire adesso una commissione congiunta. Non so se saremo invitati anche noi, è probabile, adesso loro valuteranno tecnicamente le nostre osservazioni e al limite, come ha detto il Presidente della Commissione, il Dottor Maurizio Maggioni, ci farà sapere qual è l'esito di questo incontro avuto oggi e se saremo chiamati ancora a dire la nostra sulle osservazioni e sui loro eventuali approfondimenti. Quello che è il nostro sentore è che perlomeno i consiglieri ne abbiano preso più consapevolezza. Poi quello che i consiglieri nel rispetto del loro ruolo decideranno di fare, questo non è dato sapersi per ora. Comunque c'è stato l'impegno del Presidente della Commissione di farci avere un ritorno sull'esito di questo incontro, che per noi è già molto, così come per noi era importante ed è stata un'ottima opportunità appunto rappresentare quei 10.000 firmatari che hanno dato a noi la fiducia e hanno sottoscritto direttamente le nostre osservazioni. Per cui adesso la fase è ancora un po' lunga, ci sarà tutto il periodo di discussione del progetto definitivo del VIA, e appunto anche qualche consigliere ha sottolineato che in questa fase sarebbe il caso di passare da, come è stato detto, da una democrazia di facciata tra virgolette ad una democrazia un po' più partecipata, lasciando appunto spazio a occasioni come queste, opportunità come queste di sentire quello che la cittadinanza ha intenzione, pensa, diciamo così. Per cui i presupposti sembrano essere buoni. Vi invito a partecipare tutti all'assemblea del 29 giugno, che si terrà a Osio Sotto alle 20.45 presso l'auditorium dell'oratorio. È lo stesso luogo dove abbiamo tenuto un po' dove è stata organizzata l'assemblea dell'amministrazione comunale di Osio Sotto, da dove è partito un po' tutto questo movimento. Vi invitiamo a partecipare, perché in quella sede abbiamo invitato parecchi esponenti sia della politica locale che della politica provinciale e regionale, le associazioni di categorie. Vorremmo consegnare simbolicamente appunto il lavoro svolto dal comitato, in particolare 10.000 firme.